Ben ritrovati amici del calciogiovanile.com con la quarta puntata del nostro appuntamento ormai diventato fisso con allievi e giovanissimi regionali, campionati che ormai non sono più alle primissime battute. Tre giornate di campionato sono già state affrontate, non sono mancati i gol, come andremo a vedere sia nei campionati nel campionato allievi che di giovanissimi. Lo spettacolo è garantito anche dall'equilibrio che stanno dando le classifiche in tutti e quattro i gironi del palermitano, parlando sia di allievi che di giovanissimi regionali. Ma iniziamo al solito il nostro appuntamento parlando degli allievi regionali girone A. Favara Academy Borgo Nuovo 2-0, Stella d'Oriente Accademia Trapani 0-4, Castelvetrano Selinunte TF 1-0, Renzolo Piccolo CEI 1-0, Calcio Sicilia terzo tempo 6-1, Monreale Calcio Paceco 0-1, Tommaso Natale Sporting Pallavicino 5-2. Per una classifica che vede in testa tre squadre al comando, l'Accademia Trapani, il Calcio Sicilia e il Tommaso Natale, a punteggio pieno con 9 punti. Seguono Favara Academy e Paceco a quota 7, Castelvetrano Selinunte e Monreale a quota 6 punti, Renzolo Piccolo 4 punti, 1 punto per il Borgo Nuovo, 0 per Sporting Pallavicino, TF, Stella d'Oriente, CEI e terzo tempo. Vi ricordiamo ancora una partita in meno per Borgo Nuovo e Stella d'Oriente. Ma iniziamo subito la nostra trasmissione ascoltando i primi contributi di questa puntata. Andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti di Monreale e terzo tempo. Mister D'Angelo, il suo Monreale cade, trova la prima sconfitta stagionale dopo la terza gara di questo campionato, sconfitta interna contro il Paceco di misura. Che gara è stata? Ma è stata secondo me una gara bellissima, giocata bene da tutte e due squadre. Poi abbiamo trovato di fronte una compagine ben organizzata, devo dirti che avevano delle individualità importanti, soprattutto a centrocampo e in attacco, dove ci hanno messo in difficoltà. È vero che noi siamo arrivati a questa partita un po' rimaneggiati per l'infortunio di Mazzamuto, che secondo me è l'uomo importante per la nostra squadra, soprattutto a centrocampo, e per l'attaccante Ferrante. Però non, diciamo che io non ho nulla da rimproverare alla mia squadra, i ragazzi fino all'ultimo hanno cercato di portare magari un punto dentro con delle situazioni importanti, non ci siamo riusciti, è stato bravo Paceco che in una situazione, in una uscita palla nostra, abbiamo sbagliato, lì devo dire è stato un errore individuale, l'attaccante di loro è stato bravo subito a riconquistare palla di partire e lì ha fatto 1-0. Poi abbiamo cercato giustamente gli ultimi 10 minuti inserendo diversi attaccanti per poter cercare di pareggiare la partita e abbiamo anche rischiato ovviamente perché eravamo una squadra abbastanza lunga con 4 attaccanti in campo, quindi rischiavamo le ripartenze di prendere il 2-0. E c'è stato un episodio alla fine, devo dire che l'arbitro c'è stato un ottimo arbitraggio, veramente sono rimasto contento per questo arbitro che ci ha diretto la gara, che ha fatto veramente bene bene. Poi all'ultimo c'è stato l'episodio del calcio di rigore, giustamente lì l'ingenuità del mio attaccante, l'arbitro l'ha visto diversamente da come l'abbiamo vista noi, però è stato giusto. Comunque meritata la vittoria del Paceco, però il pareggio sarebbe il risultato più giusto secondo me. Mister, quindi una gara fondamentalmente frutto di episodi che non sono andati per il verso giusto, quindi cercherete il riscatto subito alla prossima gara contro il Borgo Nuovo. Che gara si aspetta? È una trasferta che immagino lei tema particolarmente. Ma io temo qualsiasi squadra che incontriamo, il Borgo Nuovo lo temo soprattutto per il loro fortino, il loro campo. Quindi andare a giocare a Fazzino, un campo in terra battuta, potremmo trovare delle difficoltà come è successo col Pallavicino, ma io te l'ho detto ai ragazzi subito che sabato o domenica andremo lì per riprenderci 3 punti che abbiamo perso in casa col Paceco. Contro il Paceco è arrivata una sconfitta di misura per 0-1 dopo le prime due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Che gara è stata? Il mister ha parlato di una gara fondamentalmente sfortunata. Sì, è stata una partita difficile, abbiamo trovato gli avversari bravi a giocare palla, ci hanno, come posso dire, sorpresi, hanno giocato bene la palla, ci hanno messo in difficoltà e poi da un nostro errore è nato il gol che ci ha dato la sconfitta. In settimana avete perso due compagni che si sono infortunati, in particolare Mazzamuto, che è il vostro capitano, anche l'attaccante Ferrante. Come ha reagito il gruppo a queste due assenze? Sì, sono state le grandi assenze anche perché sono due giocatori fondamentali, perché Mazzamuto gestisce palla a centrocampo e Christian cerca di metterle dentro.
abbiamo cercato di giocare al meglio, però siamo stati sfortunati. La prossima gara sarete contro il Borgo Nuovo. Il mister mi ha parlato che il loro è un fortino, il campo in terra battuta, quindi per voi un'ulteriore difficoltà oltre alla forza dell'avversario. Sì, sarà una partita difficile, gli avversari sono bravi, rognosi, è campo difficile, però impegnandoci durante la settimana cercheremo di portare i 3 punti a casa. E riprendiamo il nostro appuntamento con il calciogiovanile.com con gli allievi regionali, girone B. Nuova Rinascita, Fortitudo Bagheria 5-0, Freetime Villabate 2-0, Bagheria Buonpastore 2-0, New Eagles Vis Palermo 3-4, Panormus Folgore 2-0, Promosport Barcellona Canterra Ribolla 0-1, Ciccio Galeoto Pattese 2-1. Per una classifica che vede in testa Freetime e Vis Palermo a punteggio pieno con 9 punti, seguono Panormus e Canterra Ribolla a quota 7, Bagheria e Villabate a 6 punti, Promosport Barcellona e Buonpastore a quota 4, 3 punti per Folgore, Ciccio Galeoto e Nuova Rinascita, chiudono a 0 punti New Eagles, Pattese e Fortitudo Bagheria. Girone abbastanza equilibrato, la sorpresa è la Vis Palermo di mister Ciccio Aronica in testa alla classifica con 9 punti insieme alla Freetime. Andiamo ad ascoltare quindi le parole dei protagonisti di questa Vis Palermo, capolista del girone B. Ascoltiamo anche le parole dei protagonisti di Panormus e Canterra Ribolla. Allora, vittoria per 1-0 in casa della Promosport Barcellona. Che partita è stata? Una partita molto difficile, anche a causa del campo, ma non solo, perché comunque avevamo contro gli avversari tosti, bene impostati fisicamente tutti, sta difficile appunto. Seconda trasferta nel Messinese per voi e seconda vittoria. Siete ancora imbattuti dopo 3 giornate. Qual è l'umore nello spogliatoio? Ovviamente siamo molto contenti di questo e cercheremo di continuare a rimanere imbattuti. Adesso partita contro la Ciccio Galeoto in casa. Tu che sfida ti aspetti? Già li abbiamo incontrati in amichevole, sono una bella squadra. Sappiamo però che noi non abbiamo nulla da tenere. Allora Mirko, vittoria per 1-0 contro la Promosport Barcellona, arrivata grazie a un tuo gol. Che partita è stata? È stata una partita molto difficile, perché sapevamo che andando a Barcellona incontravamo una buona squadra che la metteva molto sul piano fisico ed è stata molto difficile. 3 punti importanti, mantenete ancora l'imbattibilità e soprattutto in 2 trasferte nel Messinese avete fatto 6 punti, quindi 2 vittorie. È stato importante, immagino, per voi iniziare nel migliore dei modi questa stagione. Sì, sì, noi già nel precampionato eravamo già... volevamo questo obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Quali sono gli obiettivi per questa stagione invece? Il primo è entrare nei playoff e poi andare il più avanti possibile. Tu ti sei posto magari un tuo obiettivo personale anche a livello realizzativo magari? Con parecchi compagni ho la scommessa di 25 gol e spero di raggiungerli. Adesso sabato la sfida contro la Ciccio Galeotto, che avete già affrontato tra l'altro in amichevole nel precampionato. Tu che partita ti aspetti? È una partita molto difficile, perché sono una buona squadra e cercheremo la vittoria. Raccontami un po' le tue impressioni dopo questo inizio di campionato con 7 punti, 2 vittorie e un pareggio. Beh, come punteggio non posso lamentarmi, un po' meno le prestazioni come Ribolla e Pattese, potevano fare molto di più. Però ci accontentiamo di questi 7 punti. Poi siamo andati un po' meglio con la Folgore, anche se al primo tempo le cose non andavano tanto bene. Ci siamo messi meglio in campo al secondo tempo e si è visto il risultato. Contro la Folgore sei stato tu a sbloccare il risultato, quindi soddisfazione personale. Quindi ti chiedo il bilancio anche tuo personale di questo inizio di campionato. Beh, come inizio campionato potevo fare molto di più, però è andata così, spero di andare molto meglio. Cosa ti aspetti dal resto della stagione anche come risultati di squadra? Come risultati di squadra, cioè, credo nel mio gruppo e crediamo di fare molto bene, di raggiungere un'altra classifica e poi si vedrà a fine anno. Qual è il tuo bilancio dopo queste prime 3 gare di campionato? Allora, il nostro bilancio è stato... abbiamo fatto queste 3 partite,
una più combattuta dell'altra. Abbiamo giocato la prima con Ribol, una partita molto dura. Risultato finale è un pareggio. Poi abbiamo avuto una Pattesa, anche una squadra molto brava tecnicamente. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E l'ultima partita è stata contro la Folgore, che è stata una partita combattuta. Non riuscivamo a giocare perché loro alzavano palla. Però nel secondo tempo è arrivato il primo gol e abbiamo preso fiducia. E poi è arrivato il 2-0 ed è finita così. Tu hai segnato contro la Folgore, quindi anche soddisfazione personale. Raccontami un po' le emozioni dopo il gol. Sinceramente l'emozione dopo il gol, cioè l'emozione di un gol non si può spiegare, perché è una parte bellissima della partita. Questo secondo gol è servito anche a chiudere questa gara. Cosa ti aspetti dalla prossima gara contro la Vis Palermo? Come mi aspetto io, ce l'aspettiamo tutti, che è una partita molto, molto difficile. È sempre stata una partita combattuta, ma noi andremo lì per vincere. Mister Ferrante, inizio ottimo dei suoi ragazzi, 7 punti nelle prime 3 partite, il suo bilancio dopo la vittoria dell'ultima giornata. Sì, siamo partiti bene nelle prime 3 giornate, contando che la prima l'abbiamo fatta, diciamo, con Ribolla, che secondo me è una pretendente per vincere il titolo regionale a fine anno. Sabato abbiamo incontrato la Folgore, una squadra messinese che non conoscevo. Sono molto rognosi, hanno 2-3 buone individualità, nel campo nostro piccolo ci hanno fatto faticare molto, però abbiamo avuto poi la bravura e la fortuna di sbloccarla e poi è venuto un po' più in discesa e abbiamo fatto un po' meglio. Mister, dopo queste prime 3 giornate, cosa l'ha soddisfatta maggiormente, cosa invece ancora c'è da sistemare? Io, di mio carattere, sono uno che non si accontenta facilmente, quindi a livello di punti sono soddisfatto, perché fare 2 vittorie in casa e comunque il pareggio col Ribolla fa bene, abbiamo fatto bene. Però per quanto riguarda a livello di gioco, secondo me possiamo fare ancora molto di più, quindi c'è ancora da migliorare questo. Però diciamo, è un gruppo nuovo, ci stiamo assemblando, piano piano secondo me usciremo fuori come voglio io. Mister, alla prossima avete la Vis Palermo, che viene da 3 vittorie consecutive, quindi una sfida, diciamo, al vertice. Avrete la possibilità, in caso di vittoria, di superarlo, quindi che gara si aspetta, visto che la Vis è reduce da un ottimo momento di forma? Sì, loro sono un buon gruppo, io l'anno scorso ci ho giocato contro e sono un buon gruppo, e hanno il mister che è pure bravo, hanno 2-3 individualità che conosco bene, che erano pure qui con me, che sono molto bravi. Però noi non abbiamo paura, li rispettiamo, andremo lì sicuramente per fare bene e cercare di vincere. E poi il verdetto del campo si deciderà lì. Sera Ronica, 3ª vittoria consecutiva per i suoi ragazzi, un bel 3-4 in casa della New Eagles, e quindi dà continuità a questo inizio di stagione decisamente positivo. Sì, anche sabato i ragazzi sono riusciti a tirar fuori una prestazione dignitosa e di conseguenza è arrivato un buon risultato per noi, che ci permette di continuare a lavorare in prospettiva dei prossimi incontri. Qualche calo di tensione, forse la partita poteva essere gestita in maniera diversa, però i suoi ragazzi sono stati bravi a reagire alla difficoltà e a portare a casa 3 punti davvero pesanti. Sì, qualche gol preso lo potevamo evitare tranquillamente. Magari sì, un attimo di calo di tensione ha fatto sì che loro potessero raggiungere il 2-2. Poi la reazione nostra è stata positiva e siamo andati subito col doppio vantaggio di nuovo. Mister, 9 punti, la prossima gara una gara di cartello contro la Panormus a 7 punti, quindi una sfida che può valere il vertice della classifica. Che gara si aspetta contro una società storica di Palermo e che ha una squadra, la squadra di Mister Ferrante, molto, molto forte e attrezzata? Sì, io penso che col continuo del campionato loro diranno certamente e potranno esprimere tutto il loro valore. Noi per adesso, un po' con l'entusiasmo, un po' con il lavoro, siamo riusciti a ottenere questi risultati che ci permettono di affrontare questa partita tranquillamente, a viso aperto, e vedremo domenica poi attorno a mezzogiorno che risultato esce fuori. Avete ottenuto una bella vittoria in casa della New Eagles, 3-4, una partita molto combattuta, ricca di gol. Dal tuo punto di vista, che gara è stata, visto che hai anche segnato? È stata una bellissima gara, iniziata con il nostro vantaggio, poi dopo pochi minuti il raddoppio,
Nel finale del primo tempo hanno fatto il 2-1, hanno accorciato le distanze con un errore nostro difensivo purtroppo. Poi nel secondo tempo sono entrati determinati, hanno fatto il 2-2, nel finale abbiamo fatto due gol. E poi agli ultimi minuti un calcio di rigore loro hanno accorciato le distanze sul 4-3. Raccontaci un po' le tue emozioni dopo il gol, anche come hai segnato. Sì, è stato grazie anche al mister che dicendomi la posizione in cui mi dovevo mettere in quel calcio di punizione, io sono stato caparbio a capire che l'azione era giusta e di sinistro messa all'angolino. Tre vittorie nelle prime tre gare, 9 punti, ti aspettavi questo inizio così positivo? Ma abbiamo lavorato assai anche durante la preparazione, quindi ci è lecito questi risultati. Speriamo di continuare così, anche perché ora abbiamo una partita importantissima contro la Panormus. Ecco appunto, cosa ti aspetti da questa gara contro una squadra forte che vi segue in classifica, quindi è un vero e proprio scontro al vertice? Sì, sarà una gara fondamentale per il nostro avvio nel campionato. Speriamo di fare bene, è una squadra molto rognosa, è molto forte, noi daremo il massimo e ci stiamo preparando già da ora per affrontare questa gara. A New Eagles, il tuo primo gol stagionale che arriva dopo un infortunio, quindi immagino sia stata una partita molto emozionante per te. Sì, molto emozionante, pure perché è stato un gol fondamentale, perché si è sbloccata la partita. Se non ci fosse stato quel gol la partita sarebbe finita in parità, ma ci siamo portati questi 3 punti a casa, questo è l'importante. Ti aspettavi questo inizio così positivo della squadra, 3 vittorie, quindi 9 punti in classifica? No, modestamente no, non me l'aspettavo, cioè è stata una sorpresa per me e sono contento. La prossima gara giocherete contro la Panormus, una squadra molto forte, ricca di storia, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita molto combattuta, perché la Panormus è una squadra molto che gioca a palla e ci saranno molti contrasti e sarà molto combattuta. Calcio e sport, forniture sportive, calzature, abbigliamento fitness, idee regalo, kit calcio e calcetto, è tutto per il tempo libero. Corso Fino Chiaro Aprile numero 180 a Palermo, il telefono è il 389-05-44-261 o lo 091-651-6529. Seguici su Facebook Calcio e Sport. Demma non solo sanitaria, dove troverai un assortimento vastissimo con prodotti dedicati al bambino e non solo. Sanitaria, abbigliamento bambini, gestanti, giocattoli, cosmetici, alimentazione neonato, profumeria, sempre con i prezzi più bassi della città e con strepitose offerte. Seguici su Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle offerte e le ultime novità. Demma, a Palermo, in via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, via San Lorenzo 288 e ad Alcamo, in via Gaetano Martino 17. La vita è fatta di sale, il sole cuoce la testa. E rientriamo in studio, passando adesso, archiviati i 2 gironi di allievi regionali, passiamo ai giovanissimi regionali, iniziando dal girone A. Calcio Sicilia, Castelvetrano, Selinunte 5-0, Palermo Calcio, Ciccio Galeotto 8-1, Paceco, Stella d'Oriente 6-0, Sporting Palavicino, Monreale 0-1, Accademia Trapani, Città di Trapani 2-1, Fortitudo Bagheria, Cei 1-0, terzo tempo TF 0-0. Per una classifica che vede una squadra soltanto in testa, sta al comando solitario con 9 punti a punteggio pieno e il Calcio Sicilia di mister Angelo Caracausi. Seguono Fortitudo Bagheria a quota 7 punti, poi Palermo Calcio e Cei a quota 6, 4 punti per ben 5 squadre, Città di Trapani, il terzo tempo, l'ATF, il Castelvetrano Selinunte e l'Accademia Trapani, 3 punti per Paceco e Stella d'Oriente e Monreale, 2 punti per la Ciccio Galeotto, chiude lo Sporting Pallavicino con 0 punti. Bel girone questo qui, soprattutto per
per gli equilibri che ci sono ben oltre il calcio Sicilia, perché sono tutte squadre frastagliate che sono riuscite a fare punti in questo inizio stagione, a parte lo Sporting Pallavicino che è ancora a quota 0 punti. Tutte le altre sono riuscite a raccogliere punti in queste prime partite di questa nuova stagione. Andiamo ad ascoltare adesso le voci dei protagonisti del Monreale e del terzo tempo. Mister Sedita, i suoi giovanissimi riescono a trovare la prima vittoria stagionale. Già lei la scorsa settimana ci aveva parlato di che aveva visto qualche progresso nei suoi ragazzi, progressi che si sono visti in campo, e finalmente avete raggiunto il primo successo anche di misura contro il Pallavicino. Sì, abbiamo disputato un'ottima partita stavolta. Diciamo che i ragazzi hanno risposto bene. Giustamente non è stato facile perché loro hanno combattuto, era una partita difficile da affrontare, però i ragazzi hanno dimostrato carattere questa volta. Cosa le è piaciuto maggiormente ai suoi ragazzi? Ha visto anche il lavoro, immagino, della settimana anche a livello tattico, non solo un progresso caratteriale? Sì, diciamo che abbiamo anche cambiato un po' il modulo e hanno risposto bene, abbiamo lavorato tutta la settimana su questo modulo e hanno fatto veramente dei progressi. In una settimana non me l'aspettavo, però diciamo la strada è lunga, partite facili sicuramente non ce ne saranno, perché come ho detto la settimana scorsa stiamo iniziando a lavorare bene. Mister, cosa si aspetta invece dalla prossima sfida? La prossima sfida, come ripeto sempre, le partite facili non ce ne sono, maggiormente con una squadra come loro che vengono da 3 risultati utili, che hanno 7 punti. E io devo dire che non li conosco, però so che lavorano bene a Bagheria e stanno facendo veramente bene. Noi cercheremo di dare il massimo per come abbiamo fatto la settimana scorsa. Vedremo quello che uscirà fuori. Avete vinto contro Pallavicino 1-0, quindi avete trovato il primo successo dopo le prime due gare nelle quali avete perso. Che gara è stata e quali sono state le emozioni per questa prima vittoria? È stata una gara molto combattuta fino all'ultimo. Non trovavamo gol, ma dopo attaccando siamo riusciti a trovarlo. È stato bello vincere dopo due sconfitte iniziali. Sì, venivamo da due sconfitte, quindi abbiamo messo la cattiveria agonistica, quella che un po' ci mancava, e quindi ci siamo portati i risultati a casa. Samuele, come ti trovi con il gruppo e soprattutto quali sono le tue ambizioni personali? Mi trovo benissimo con il gruppo, è un gruppo molto bello. Sono venuti un po' di ragazzi e si sono pure loro trovati bene. Le mie ambizioni sono di fare un buon campionato e di aiutare la squadra al massimo. Mister Oro Giudice, i suoi giovanissimi ottengono un buon punto contro l'ATF. Che gara è stata? Potevate fare di più o è un punto ottimo per la classifica e per il morale dei ragazzi? No, il punto è un punto ottimo, come hai detto tu, perché abbiamo affrontato una squadra abbastanza forte, abbastanza rinomata come l'ATF. È stata una partita abbastanza combattuta ed equilibrata. Loro meglio nel primo tempo, nella ripresa secondo me meglio noi, abbiamo avuto anche qualche occasione per poter andare in vantaggio, però alla fine penso che il pareggio sia un risultato giusto. Quali sono stati gli aspetti che più le sono piaciuti nella partita contro l'ATF? Allora, innanzitutto la partita è stata abbastanza corretta, anche perché io e il mister Rattobali dell'ATF ci conosciamo, perché lui è stato ai tempi mio allenatore per diversi anni, quindi il clima era molto simile a un amichevole, dove però in campo c'era anche del sano agonismo. Poi per il resto niente, è stata una partita combattuta. Mister, il bilancio delle prime tre gare con una sconfitta, una vittoria e un pareggio, quindi questo pareggio dà continuità alla ripresa della vittoria della settimana scorsa. Sì, diciamo che abbiamo già detto che la prima partita ci ha visto sconfitti, anche se in maniera un po' immeritata.
Ora con questo pareggio e la vittoria della scorsa settimana abbiamo totalizzato 4 punti in 2 partite, quindi siamo più che soddisfatti e cerchiamo di continuare con questo trend. La prossima giornata giocherete contro il Castelvetrano, che gara si aspetta, considerato che è una squadra che non avete mai affrontato, quindi c'è il pericolo anche di un esordio contro una squadra nuova? Sicuramente sarà una partita difficile, in campo abbastanza difficile. Le trasferte nel Trapanese sono sempre particolari, sia per la strada sia poi perché affronti squadre di tutto livello, con storia eccetera. Quindi credo, mi aspetto una partita abbastanza difficile, però noi andiamo lì per giocare la nostra partita e cercare di portare a casa punti. 0-0 contro l'ATF, una partita molto combattuta, un tempo per ciascuno, ma risultato bloccato. Dal tuo punto di vista, che gara è stata? È stata una gara molto aggressiva, abbiamo combattuto su ogni pallone. Nel primo tempo forse loro sono stati più nella nostra metà campo, nel secondo tempo abbiamo tenuto un po' più palla e in molte occasioni abbiamo avuto la possibilità di segnare, ma non ce l'abbiamo fatta. Anche loro hanno avuto qualche occasione, lo 0-0 mi è sembrato il risultato giusto. Tu sei ormai un veterano del gruppo, come si sono aggiunti nuovi e come hai visto in generale il gruppo in questo inizio di campionato? Il gruppo è molto compatto, c'è parecchia gente che è da un bel po' di tempo nel gruppo e quelli che si aggiungono vengono accolti subito bene e si trovano subito benissimo. E per noi è come una famiglia, dunque siamo un gruppo molto compatto, ci vogliamo tutti bene, ci aiutiamo sempre a vicenda e quindi il gruppo è così perfetto. Quali sono le tue ambizioni personali per la stagione e quali riteni siano anche le ambizioni della squadra? Come ambizioni personali io punto a giocare con continuità e a migliorarmi sempre, mentre per la squadra intanto il primo obiettivo è quello della salvezza per mantenere la categoria. Poi speriamo di poterci togliere anche qualche soddisfazione. 0-0 contro l'ATF, una squadra forte, quindi un punto guadagnato. Che gara è stata dal tuo punto di vista? È stata una gara combattuta dal primo all'ultimo minuto, in cui loro hanno giocato bene a tratti, ma noi abbiamo saputo fare il nostro, anche rischiando di andare in vantaggio in più occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo retto bene fisicamente il secondo tempo, cercando sempre di giocare senza mai perdere la testa. E chiudiamo il nostro appuntamento con risultati e classifiche dei gironi di allievi giovanissimi, passando al girone B dei giovanissimi regionali. Villabate Costagaia Delcam 1-5, successo rotondissimo della Panormus che batte per 11-0 la Profi Carazzi, successo esterno per la Don Carlo Misilmeri che batte per 2-0 la Fincantieri, vittoria esterna anche per il Buon Pastore che vince per 2-1 contro il Punto Rosa. Stesso risultato della Panormus, lo fa il Tommaso Natale che batte per 11-0 la Virtus Bagheria, successo esterno della Renzolo Piccolo in casa della Vis Palermo per 5-0, Animosa, Corleone, Cantera, Ribolla 0-0. Per una classifica che vede in testa la Don Carlo Misilmeri con 9 punti, segue il Costagaia Delcam con 7, Panormus e Buon Pastore 6 punti, Cantera Ribolla 5, Renzolo Piccolo 4 punti, gli stessi di Punto Rosa, Villabate, Animosa, Corleone, 3 punti per Tommaso Natale e Fincantieri, 1 punto per la Profi Carazzi, 0 per Visse e Virtus Bagheria. Ricordiamo che Panormus e Renzolo Piccolo stanno recuperando la gara di questo girone, gara rinviata della prima giornata di campionato, che può consentire alla Panormus di arrivare in testa alla classifica in caso di vittoria. Andiamo ad ascoltare proprio della Panormus le voci dei protagonisti e ricordiamo che le interviste sono state registrate prima del recupero contro la Renzolo Piccolo. Ascoltiamo anche le parole dei protagonisti di Cantera Ribolla e di Vis Palermo. La sua Vis perde 5-0 la seconda volta consecutiva, una sconfitta pesante. Che gara è stata? Ma indubbiamente è pesante, però c'è una chiave di lettura un po' diversa rispetto a quella della settimana scorsa, dove avevamo giocato maluccio, diciamo costruendo poco, quindi tutto sommato sì, era stato forse pesante pure la scorsa settimana, però abbiamo insomma meritato con una prestazione insomma deludente. Ieri invece, in particolare nel secondo tempo, e questo deve essere il nostro punto di partenza per il proseguo della stagione, ho visto una squadra volitiva, una squadra con la voglia di fare. Abbiamo costruito almeno 7-8 palle gol, che non sono poche. Non siamo stati bravi a concretizzarli. Il primo tempo già avevamo un po' compromesso la partita, però ho visto insomma dei segni di risveglio sicuramente confortanti.
Mister, come hanno preso i ragazzi questa sconfitta? Immagino che per loro non sia stato facile digerire, soprattutto dopo quello contro la Panormus. Sì, diciamo che allora sto cercando io di lavorare con i ragazzi da un punto di vista psicologico, perché è ovvio, dopo tre partite, tre sconfitte, in particolare le ultime due in maniera abbastanza pesante nel risultato, devo lavorare da un punto di vista psicologico, perché ovviamente il morale non è dei migliori. Però dobbiamo rialzarci, vedo insomma dei segnali di miglioramento confortanti, e quindi sono convinto che a breve arriveranno anche per noi insomma delle soddisfazioni, e riusciremo a sbloccare anche questo zero nella casella dei punti in classifica. Mister, vi potrete sbloccare un'opportunità contro la Profi Carazzi la prossima settimana, che ha perso 11-0 contro la Panormus. Magari il risultato può ingannare pensando che sia una partita facile, ma immagino che, visto anche la situazione psicologica dei suoi ragazzi, sia abbastanza complicata. Allora, diciamo che tutte le partite uno non si deve mai lasciare ingannare dal risultato della settimana precedente, perché ogni partita ha la sua storia. Però indubbiamente è un'ottima occasione, poi tra l'altro è sicuramente uno scontro diretto per la salvezza, quindi sono di quegli scontri che valgono 6 punti e non 3 punti. Quindi abbiamo questa occasione e dobbiamo cercare di ottimizzarlo al massimo, però sicuramente non andremo lì con sufficienza, perché magari penseremo di trovare un avversario arrendevole, assolutamente. Quindi dovremo dare il massimo e cercare di ottenere questi benedetti primi 3 punti. Pareggio per 0-0 contro l'Animosa Corleone, che partita è stata? Beh, è stata una bellissima partita in un campo difficile, anche non bellissimo, dentro casa loro. Abbiamo però avuto anche qualche occasione per fare gol, e anche loro è stata una bella partita combattuta, e il campo non ci permette di giocare a calcio. Comunque è stata una bellissima partita. Una vittoria, 2 pareggi in questo inizio di stagione, siete ancora imbattuti. Qual è l'umore nello spogliatoio? Beh, sicuramente non è dei migliori, però sappiamo che ci sono dei punti da cui partire per migliorare e fare molto bene. Adesso la partita contro la Fincantieri, tu che sfida ti aspetti? Ma giochiamo dentro casa, quindi mi aspetto una bella vittoria, anche perché abbiamo la possibilità di giocare a pallone nel nostro campo e fare anche qualche gol in più. Scalia, pareggio per 0-0 contro l'Animosa Corleone, che partita è stata? È stata una bella partita, soprattutto combattuta. Ovviamente non potevamo sperare di andare là e vincere la partita, anche se era alla fine della partita nei nostri piani, dato come si era messa l'incontro. Siamo stati un po' sfortunati, perché alla fine potevamo benissimo far gol, solo che non è arrivato. Ci accontentiamo però dello stesso di un punto importante in un campo difficile per tutte le squadre del girone. Parlavi del punto importante in questa partita. Finora avete raccontato 2 punti in 2 trasferte. 2 trasferte difficili, prima Villabate, adesso Corleone. Uscire imbattuti da questi 2 campi immagino sia stato importante per voi. È stato importante, però ovviamente al meglio non c'è mai fine, perché potevamo fare 3 punti soprattutto a Villabate, dove la partita l'abbiamo sbagliato un po' noi, soprattutto sulla ripresa, dopo aver avuto un inizio importante che ci aveva visto subito con una partita bella, solo che poi alla fine abbiamo ceduto un po' e abbiamo preso il gol. Quindi quella, secondo me, più che altro sono stati 2 punti persi più che altro a Villabate, mentre a Corleone il pareggio ci poteva benissimo anche stare. Adesso la partita contro la Fincantieri, tu che sfida ti aspetti? Allora, è inutile dirlo che i 3 punti per le nostre aspettative siano fondamentali. Ovviamente non ci aspettiamo di vincere il campionato, però i 3 punti servono, perché giochiamo bene, a parte diciamo nei campi interi, dove magari, date le nostre condizioni fisiche, per ora potremmo soffrire. Però penso che nel nostro campo possiamo fare bene, e comunque già i risultati si sono visti, dato la partita col Tommaso Natale, dove si è visto appunto il nostro gioco. Grazie. La Profi Carazzi, una vittoria molto larga, 11-0, che gara è stata? Raccontacelo un po'. Siamo stati bravi dall'inizio a giocare comunque un buon calcio e comunque a concretizzare le occasioni che ci sono capitate. All'inizio non siamo abbiamo fatto una gara buona sin dall'inizio, però poi pian piano ci siamo aggiustati e poi siamo stati bravi a fare gol.
Come ti trovi con il gruppo? C'è intesa? Siete amici? Con molti ci conosciamo da qualche anno, quindi siamo un gruppo affiatato. Con altri siamo integrati bene sin dall'inizio della preparazione. Quali sono le tue ambizioni personali e anche le ambizioni della squadra? Per me non so, vedremo con la stagione e comunque con il resto degli anni, ancora c'è un po' di tempo. La squadra speriamo di arrivare in alto, intanto nel girone, poi vedremo nei playoff cosa riusciremo a fare. Contro la Profi Carazzi, punteggio molto largo, 11-0, che gara è stata? Penso che comunque di sicuro incontreremo avversari nettamente superiori e che questa sia stata una prova, questa è come la vedo io. Sia stata una prova appunto per misurarci, per capire come funziona la squadra, dato che ci sono stati nuovi innesti quest'estate, tra cui anche io. Quindi non lo tengo molto in considerazione. Adesso vi aspetta subito un turno mercoledì contro il Terrasini. Che gara ti aspetti? Dato che è stata rinviata abbiamo tutti voglia di affrontarci perché era la prima, quindi c'era molta, molta attesa di quella. Attendevamo con ansia quella partita, quindi adesso ci sarà secondo me molto agonismo in questa gara che ci aspetta mercoledì. E niente, gli avversari per quel che so sono abbastanza capaci, quindi ce la metteremo tutta. Come hai detto tu, sono nuovo innesto, quindi ti chiedo come ti trovi con il gruppo e soprattutto quali sono le tue ambizioni per quest'anno. Il gruppo, per quanto riguarda il gruppo, non posso lamentarmi. I ragazzi sono fantastici, compreso anche il mister e tutti i dirigenti che gli stanno dietro. Invece per quanto riguarda le aspettative di quest'anno, mi aspetto ovviamente di arrivare in finale, dato conoscendo anche le abilità dei miei compagni. Vi abbiamo parlato di allievi giovanissimi regionali, ma come sempre, come vi abbiamo già iniziato a parlare da settimana scorsa, apriamo la finestra sulle scuole calcio grazie al terzo tempo. Settimana scorsa vi abbiamo parlato del gruppo Under 12, allenato da mister Francesco Di Giorgio. Adesso passiamo al gruppo degli Under 11, cioè quelli nati nell'anno 2007, un'età abbastanza nevralgica, allenato da mister Giorgio Luppina. Andiamo ad ascoltare quindi il servizio dedicato a questa squadra. L'ultimo anno tra i pulcini, prima di spiccare il volo verso gli esordienti. La categoria Under 11 del terzo tempo è quella formata dai nati nell'anno 2007. Ragazzi che si apprestano ad entrare nel vivo del loro percorso nella scuola calcio. Un'età delicata, affidata alle sapienti mani di mister Giorgio Luppina, tecnico UEFA B con una laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, dal 2014 al terzo tempo. Il mio gruppo Under 11 è composto da 14 allievi più due portieri, ci alleniamo tre volte a settimana cercando di ottimizzare i tempi, nel senso che quelle due ore che abbiamo durante l'allenamento cerchiamo di sfruttarle al massimo. Richiediamo impegno, serietà, puntualità e devo dire che ai ragazzi questo piace. Penso che sia l'età chiave, penso che già vengono da un percorso, infatti per esempio il nostro gruppo 2011 già lavora da più di tre anni con noi e farà il passaggio, quest'anno giocheranno a 7, il prossimo anno esordienti a 9, però io non la considererei un'età diciamo nevralgica, nel senso che comunque c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di imparare, i bambini sognano, quindi non si sentono arrivati da questo. Noi cerchiamo di riempire quei contenitori che sono vacanti, quindi i bambini di oggi fanno meno attività, allora cerchiamo di sfruttare questa possibilità, nel senso diamo loro un bagaglio motorio, però non lo consideri solo bagaglio motorio, noi cerchiamo di individualizzare un po' tutto per la crescita dell'individuo e soprattutto voglio sottolineare che il metodo terzo tempo è legato allo staff terzo tempo, quindi secondo me siamo una squadra che allena le squadre, i gruppi. Allenamenti intensi, sempre seguendo il metodo terzo tempo, cercando di far divertire al massimo i ragazzi, come spiega proprio uno degli iscritti alla scuola calcio. Questo è il mio secondo anno. E come ti trovi qui nella società? Bene, è una società molto seria, gli allenatori sono molto preparati e buoni.
soprattutto mi diverto e nello stesso tempo imparo a giocare. Nello stesso tempo devi imparare a giocare. E si chiama scuola calcio perché ti insegna come giocare a calcio. Tanta voglia di crescere per un processo d'apprendimento senza fine. E con l'approfondimento dedicato al gruppo Under 11 del terzo tempo si chiude l'appuntamento settimanale con il calciogiovanile.com. Vi ricordiamo gli appuntamenti il mercoledì sera su Video One, canale 196 del digitale terrestre, alle ore 21, il primo passaggio televisivo del calciogiovanile.com in TV. Vi ricordiamo che c'è anche la possibilità, sempre in contemporanea con Video One, di seguire la puntata in diretta Facebook sulla pagina del calciogiovanile.com. Il secondo passaggio settimanale del calcio giovanile invece è in replica il giovedì, sempre alle ore 21 su Sicilia Media TV, canale 665 del digitale terrestre, mentre il lunedì mattina alle ore 11.30 su Radio Palermo Centrale 99.9 in FM la possibilità di ascoltare a caldo i primi risultati e le classifiche del fine settimana con le voci dei protagonisti. Vi ricordiamo anche i nostri canali social dove potete restare aggiornati costantemente nell'arco della settimana. C'è la nostra pagina Facebook al quale vi invito di mettere un bel mi piace per restare costantemente aggiornati. C'è anche il nostro sito internet ilcalciogiovanile.com e la nostra pagina YouTube dove potrete rivedere tutti i contributi di questa puntata e anche delle precedenti. Da Giovanni Mazzola un buon proseguimento.